la partita è scivolata via già nel corso del primo tempo col passare dei minuti, anche se l'impressione, non so, forse solo mia, di una squadra un pochettino scarica da un punto di vista mentale all'inizio della partita. Ho avuto queste impressioni fino dal primo momento che siamo scesi in campo per fare il riscaldamento. Ho avvertito i ragazzi e non era presunzione, perché noi non possiamo dire che facendo una bella partita contro la Croazia diventi uno squadrone. Era una mancata attenzione come ce n'era stata nel giorno precedente, e questo non è pensabile. Io ho sempre elogiato queste squadre nazionali perché rispettano tutte le squadre, si preparano, però cercano tutti. Non è che le avversarie sono tutte imbattibili, ma la mentalità deve essere un'altra, l'opposto di quella di oggi, dove invece c'è stato un pochettino di presunzione, direi, non ci siamo preparati bene. Adesso l'avevi detto, non bisogna battersi perché gli europei sono fatti di tante partite, sono fatti di tante, diciamo, seconde chance, seconde vite se vogliamo. Quella contro il Montenegro è una seconda chance da non fallire. Infatti ho usato questo primo tempo per poter redarguire i ragazzi tra il primo e il secondo, avvertendoli che sabato ci sarà tutto un altro clima. Abbiamo visto queste prime due partite come il Montenegro viene trattato, per cui sarà una guerra. Se non scendiamo in campo con il massimo del fuoco, con il massimo della voglia, sarà veramente difficile. Quindi alla fine, se dobbiamo prendere qualcosa di positivo da questa partita, è l'avvertimento che questa sarà. Domani c'è la giornata di riposo, qualcosa deve scattare però nella testa dei ragazzi domani, deve essere una giornata per fare switch. Sì, sicuramente dovremmo riguardare questa partita, perché se è vero che siamo intenti sempre a fare una videoanalisi sulle caratteristiche degli avversari, queste lasciano il tempo che trovano se non lavoriamo su alcuni punti che oggi sono accaduti, per cui riguarderemo questa partita reale.